Bene, buongiorno a tutti signori, buongiorno a tutti, e grazie di essere qui, grazie di aver partecipato a questa iniziativa che è nata un po' così, diciamo un'idea passata attraverso gli uffici in qualche modo che è emersa e che io appena mi è arrivata, mi è giunta, devo dire la verità, non è un'idea che ne ho avuto io in prima persona, appena mi è giunta questa ipotesi l'ho ritenuta subito un qualcosa di interessante, ovviamente per molti motivi perché quando si parla di conoscenza dell'ambiente, tutela dell'ambiente, salvaguardia dell'ambiente, tutto deve passare attraverso la conoscenza, perché troppo spesso, questo non parliamo di ambiente, parliamo in generale, a volte ci sono delle improvvisazioni, no? quando si affronta un tema, non lo si conosce bene, e comunque intanto lo si tratta, se se ne parla, lo si porta avanti, e i risultati poi magari possono essere anche non del tutto obiettivi. Mentre invece, ogni... Qual cosa che porta ad approfondire la conoscenza di qualche tema è indubbiamente interessante. Quindi attraverso la fotografia, oltretutto questo è anche un modo per far emergere delle competenze, perché poi sarete tutti fotografi provetti, immagino, ma comunque sia, è un modo per sviluppare ulteriormente un talento che voi avete già evidentemente innato vedendo anche i risultati. Quindi uno, far emergere, diciamo così, delle personalità che, eh, sì, eh, che portano avanti questo tipo di... Eh, iniziative, fotografia, chi per passione, chi per lavoro, non lo so, non vi conosco direttamente, quindi non so bene quale sia la vostra attività. Immagino molto per passione, deduco, immagino. E, oltretutto, ripeto: approfondire tematiche ambientali. Capire che nelle marche ci sono una serie di specificità che magari non tutti conoscono. Sapere cosa c'è all'interno del nostro ambiente, come si sviluppa, come eh, è stato, diciamo così, invaso da quella che è eh, l'antropizzazione eh, dei, dei nostri territori. Eh, di conseguenza è un, comunque un qualcosa che mette in evidenza quanto è bello il nostro territorio rurale, quanto è ricco il nostro territorio rurale, quanto c'è da attenzionare il nostro territorio rurale per poterlo mantenere nella maniera più naturale possibile riportarlo alla naturalità è innata è, è un qualcosa che ormai è fuori luogo capire come si può far convivere nel miglior modo possibile noi umani con quelle che sono le ricchezze dei nostri territori questo è un qualcosa che troppo spesso viene dimenticato o perlomeno non del tutto affrontato propriamente, anche mettendo in evidenza attraverso un catalogo di questo genere, alla quale sono inserite tutti i partecipanti con almeno una foto, perché è giusto che sia così, al di là di chi poi è stato premiato, non premiato, verrà premiato meno, è un modo per mettere in evidenza proprio queste questioni. Quindi io vi ringrazio molto di aver partecipato, vi ringrazio anche di essere qui in presenza, chi non potrà essere qui stamattina gli verrà inviato immediatamente il tutto. Io oltretutto ho guardato le foto molto belle. Io, che sono un conoscitore di queste situazioni, vedo che vi siete anche, eh, diciamo così, in qualche modo eh, proprio inseriti in tutta una serie di situazioni. Io sono più che altro un ornitologo, quindi guardavo soprattutto la fase uccelli, come si dice, perché sono un intenditore, <ride> e avete visto, ho visto che ci sono insomma, una serie di foto, indubbiamente, oltre che ben scattate, che hanno colto anche delle belle particolarità, come i gruccioni, i cavalieri d'Italia, le cinciarelle, il daino e tutto quello insomma, che sono le situazioni che qui sono state evidenziate. Bravi, complimenti, io mi fermo e lascio la parola a... Dottor? No, no. Sì, sì. Allora, qui abbiamo piuttosto il capo di dipartimento del nostro ufficio ambiente che è Nardo Goffi e il dottor Moggetta, che è il nostro funzionario che ha seguito direttamente questa attività, ai quali faccio i complimenti perché l'ha seguita molto bene. Noi ci conosciamo relativamente poco, perché poi i dipendenti di qui ce n'è qualcuno dentro la regione, no? Se non sono diversi, neanche l'assessore a volte li conosce tutti bene. Non ho avuto spesso a che fare con il dottor Moggetta, invece mi ha, diciamo così, non avevo dubbio su questo, ma ha colpito positivamente per come ha portato avanti questa iniziativa. Bene, Goffi, prego. Sì. E velocemente allora innanzitutto ringrazio l'assessore che ci ha spinto eh, all'ufficio a attivare una procedura che non è usuale per la regione Marche di un concorso fotografico e i risultati sono veramente come diceva l'assessore di una qualità per noi molto elevata e quindi ringrazio sia tutti voi che avete partecipato e eh, il dottor Moggetta che l'ha seguito in prima persona eh, sia la pubblicazione sia la, la, la selezione insieme al professor Marinelli e il resto della commissione. Per noi è uno stimolo, perché è uno stimolo per quanto riguarda la, la, la salvaguardia della parte naturalistica, ma anche uno stimolo importante nel rapporto con, con le comunità che vivono in territorio, no? perché sempre di più diventa importante eh, la eh, convivenza. Tra la parte diciamo, delle comunità e la parte naturalistica. E queste foto ci evidenziano come sono possibili queste convivenze, come spesso ci sono delle, delle, delle parti del territorio veramente affascinanti proprio vicino alle, alle nostre case. Lascio la, la parola al dottor Moggetta per, eh, per quanto riguarda gli aspetti poi più tecnici legati proprio al, al concorso. Allora, grazie anche da parte mia per essere venuti. Oggi concludiamo questo, questa iniziativa che è partita molti mesi fa e si conclude il 22, 22 maggio. Una data importante, nel 1992, le Nazioni Unite hanno deciso di redare una carta per la conservazione della biodiversità. Già a quell'epoca eh, nasceva questa necessità e emergeva un conflitto che c'era tra noi, esseri umani, e le specie animali e vegetali. Naturalmente eh, nel XXI secolo questo conflitto è esploso, sia perché abbiamo una folle necessità di risorse naturali, sia perché ogni giorno inventiamo qualcosa di nuovo, o comunque il nostro sistema eh, di aggregazione socio-politico-economico ha bisogno di tenere unito gli 8 miliardi di popolazione. Dall'altra parte la natura non è a sé stante, è un insieme di eh, sottosistemi legati tra di loro, ognuno ha un ruolo, è fortemente dinamica, è in forte evoluzione. La maggiore evoluzione, quella più eh, meravigliosa, naturalmente è la vita. Tutto questo fa sì che lei si trova eh, comunque in un aspetto, tra virgolette, eh, negativo, nel senso che spontaneamente perde delle specie annualmente, diciamo il dato naturale è una barra cinque specie che si estinguono annualmente, si crea un cluster, un buco, questa specie eh, comunque nel corso de degli anni viene rimpiazzata, questa è la forza, l'energia, il volano che proprio manda avanti la vita. Questo tasso di estinzione oggi è mille volte maggiore rispetto a quello naturale, stiamo parlando di 200 2000 specie che si estinguono annualmente, numeri terribili. Come possiamo sostenere questa cosa? Naturalmente l'uomo appunto eh, consuma risorse, produce rifiuti, eh, antropizza, non solo, ha selezionato delle specie dal punto di vista economico a lui utilissime, sia vegetali che eh, animali, le quali le, le produce in maniera intensiva, cerca di produrre in maniera intensiva. Tutto questo è legato anche all'attività di bracconaggio illegale, pesca intensiva, caccia intensiva, anche se in maniera minore, producono questo effetto di eh, appunto, diminuzione della biodiversità che abbiamo e che ci circonda. Qual è la soluzione? La soluzione, naturalmente, dal mio punto di vista è incidere su quello per cui all'uomo conta l'interesse primario, principale, la biodiversità è importante perché, perché senza di lei l'uomo non sopravvive. Questo è un dato fondamentale eh, su, cui, su cui spingere, su cui eh, poter convincere le, soprattutto le, le generazioni future di trovare una soluzione. Dal mio punto di vista.. E oggi è importante eh, riuscire a trovare eh, dei valori soglia, eh, riuscire a capire che dobbiamo restaurare l'ambiente che abbiamo danneggiato e mettere eh, dei valori soglia, dei cluster, in modo che ci sia um, un limite invalicabile nel momento in cui un habitat, un ecosistema, una specie supera quel limite, le attività che lo danneggiano, devono essere sospese questo eh, è, una, è una condizione naturalmente eh, non utopistica però se riusciamo a individuare dei valori soglia per ogni specie e riusciamo a portarli a livello mondiale capite che è una cosa eh, molto importante ma anche eh, ci deve essere qualcuno che se ne prenda la responsabilità di farlo e di attuarlo bene tornando al concorso eh, vi Ringrazio nuovamente. Non era scontato che avessimo raggiunto questo livello qualitativo. Eh, è un lavoro fatto a quattro mani. Io ci ho messo del mio, sul mio disciplinare. Ho cercato eh, di cercarvi. Scusate il gioco delle parole. Eh, complimenti. Eh, non era scontato che eh, raggiungessimo eh, una qualità così eh, evidente. Ora eh, vi premiamo. Eh, abbiamo degli attestati, naturalmente vi consegneremo il catalogo e non ultimo, eh, non meno importante, c'è l'aspetto economico, la procedura è in fase conclusiva e ci sarà, come sapete, eh, le modalità di, diciamo, di, di trasmissione della vincita, diciamo così.